Mangia Sano, podcast a cura del dottor Loreto Nemi. Bentornati. Oggi parleremo degli antiossidanti naturali, dove si trovano e a che cosa servono. Sulle etichette dei cibi e in TV e su internet leggiamo spesso la parola antiossidante. Con il tempo abbiamo imparato che un cibo fresco e genuino ha spesso un'azione antiossidante. Ma che cosa vuol dire nello specifico? Da un punto di vista chimico, le molecole antiossidanti sono degli agenti che prevengono o rallentano il fenomeno dell'ossidazione. L'ossidazione è, o meglio anche l'eccessiva ossidazione, aumenta i fenomeni di invecchiamento cellulare, poiché aumenta la formazione di radicali liberi. Questi non sono altro che delle molecole di ossigeno altamente reattive, capaci di danneggiare le strutture della cellula dell'organismo, e in particolare il DNA è sensibile ai processi di ossidazione. Quali sono i benefici degli antiossidanti? Le recenti scoperte nel campo della nutrizione ci hanno sempre più confermato come il cibo parla con il DNA. Il nostro DNA non è stabile, ma può cambiare negli anni e alcuni geni si possono attivare o silenziare nel corso della vita in base alle nostre abitudini. Ad esempio, si può contrastare per tempo l'insorgenza di una malattia ereditaria grazie allo stile di vita e alla giusta alimentazione. Nello specifico, ad esercitare attività antiossidante e antinfiammatorie sono 7 smart molecules, 7 molecole intelligenti, conosciute anche come molecole della longevità, ed esse sono le antocianine, la capsaicina, la curcumina, l'epigallo catechin gallato, la fisetina, la quercetina e il resveratrolo. Esse sono sostanze che vengono anche definite mimetiche del digiuno, ossia molecole capaci di influenzare le vie genetiche della longevità, nello stesso modo in cui agisce la restrizione calorica. Infatti il digiuno è capace di attivare i geni della longevità, detti SIRT, come le smart molecules presenti in alcuni cibi che vengono appunto definiti SIRT food, che possiamo consumare quotidianamente. Quindi a che cosa servono gli antiossidanti? Una corretta alimentazione a base di frutta e verdura, e quindi di antiossidanti, può prevenire in maniera considerevole i danni associati alla presenza di radicali liberi. Un ricco introito quotidiano di antiossidanti fornisce al nostro corpo le seguenti difese protettive: aiuta le difese immunitarie, riduce lo stress, contrasta l'invecchiamento cellulare, alza il metabolismo. Quindi, quali sono i cibi dall'azione antiossidante? La concentrazione di queste molecole varia notevolmente da prodotto a prodotto. Quello che ne contiene in maniera maggiore, per esempio, è il succo di uva nera, una vera miniera di antiossidanti, seguito immediatamente dai mirtilli, il frutto antiossidante per eccellenza. Andando nello specifico, vediamo appunto dove sono contenute queste smart molecules, cominciando dalle antocianine. Esse si trovano negli alimenti di colore rosso, nero, viola, scuro, quindi per esempio il cavolo, cavolo cappuccio rosso, fagioli neri, fichi, lattuga a foglia rossa, frutti di bosco, melagrana e melanzana. La capsaicina la troviamo nel peperoncino e nella paprika piccante. La curcumina, molto studiata negli ultimi anni per le sue proprietà antitumorali, è presente nella curcuma, ma anche nel curry, poiché la curcuma è un ingrediente base di questo mix di spezie. L'epigallo catechin gallato è presente nel tè verde e nel tè nero. La fisetina è presente nei cachi, nelle fragole, nelle mele. La quercetina è contenuta nel cioccolato fondente, quindi ottima notizia, però con percentuale di cacao superiore al 70%, ma la quercetina troviamo anche negli asparagi, nelle bacche di goji, nei capperi, nella cipolla, nella lattuga, mele, origano. Infine il resveratrolo è presente nell'uva nera e nel vino rosso.
Quindi, come possiamo fare per aumentare l'introito di questi alimenti? Sicuramente, concentrandoci proprio nel distribuire nei pasti principali, questo tipo di verdure e preferendo il consumo di queste verdure e di questa frutta, ma soprattutto preferendo cibi freschi, poco manipolati, poco cotti, perché si è visto che soprattutto il processo di raffinazione industriale, di eccessiva anche manipolazione degli alimenti, porta alla perdita e alla diminuzione di queste sostanze, quindi da una parte anche delle vitamine, ma anche degli antiossidanti. Quindi il consiglio di oggi è: consumate più alimenti, più di questi alimenti che vi ho elencato per contribuire a migliorare il benessere e la vostra salute. Bene, per oggi ho terminato e vi aspetto al prossimo podcast e continuate a seguirmi sul blog www.mangiasano.me. A presto. Mangia sano.